Eccoci qua, siamo tornati con i mondiali PES da noi organizzati 2022 nella Serbia, capitano Kolarov. Sono tutte formazioni che ci siamo un attimo sistemati in base ai nostri gusti. E queste sono due squadre che hanno fatto bene nel loro girone di qualificazione. Siamo qua, allo stadio Monumental, inno serbo. E ora un match veramente importante con questa Serbia leggermente favorita, ma comunque abbiamo dei campioni anche nella Norvegia. Siamo al Monumental. E andiamo a giocare. Nel frattempo sto maturando la merda, la caccona qua dietro. Quindi è un match. Prima mattina si gioca con il pallone classico. Noi amiamo il pallone classico, il tradizionale. Piacerebbe portare dei contenuti anche del campionato che sto facendo 94-95. Sicuramente li porterò. Nel frattempo un tiro senza troppe pretese di Haaland. Milojevic bravissimo a interrompere. Qua. Ah, peccato. Poteva passare. Palla lunga, palla in profondità. Si trovano bene. Sì. Vantaggio Norvegia. Incredibile. Incredibile. Incredibile vantaggio a Norvegia. Mamma mia. Testa bassa. Testa bassa per Kostic. Kostic lo fa bene. Un po' troppo sul primo palo. È andato a far gol il giocatore che meno ci aspettavamo. Vabbè. Una spietrata. Una spietrata e siamo sotto 2-0. Il sorteggio casuale perché queste qua sono squadre che non abbiamo qualificato noi, quindi il sorteggio casuale ci ha dato la Serbia. Noi stiamo veramente tradendo le aspettative di una squadra
sulla carta era data per favorita, ma poi il calcio è sempre strano. Milinkovic-Savic. A rimpalli siamo decisamente sfortunati noi. Dai di testa. Proviamo così, proviamo Allegri ad andarcene. Puntalo centralmente. Puntalo centralmente, porca puttana. Ma è lunghissima. È una partita lunghissima. Bisogna tenere il pallino del gioco un po' troppo isolati però là davanti, eh? E sempre con un tempo di gioco in più. Con un tempo di gioco in più. Questa Serbia. La Serbia però che soprattutto a centrocampo ha interpreti di qualità. Bella questa palla. Finta di Jovic. E anche qua un tempo di gioco in più. Giocala lì morbida. Lunga. No, no, no. Per ora manca qualcosa. E là davanti ci sono soprattutto questi due che si trovano bene. Questi due, Haaland e Odegaard, si trovano molto bene. Norman. Haaland qua si prende la scarpata. Viene data. Addirittura. Addirittura la rabona. Squadra norvegese che sta un po' esagerando. Sta un po' esagerando. Eh sì. Le cose vengono troppo facili per gli scandinavi. E si esagera. Quando si esagera, poi i match si incattiviscono inevitabilmente. Bella palla questa. Jovic. Jovic, ma a fare in culo, va. Scivolato. Finisce il primo tempo. Finisce il primo tempo. Una bella Norvegia, ma si è vista anche un po' di Serbia. Io veramente Vlahovic. No! Bravo, bravissimo Ivanovic, non si fa per nulla prendere il tempo. Palla nello spazio, vai Vlahovic. Tira così, beffardo, bastardo, gliela parata. È ancora qua. Un assedio serbo. Palla morbida, la sponda. Veramente il culo immenso della squadra scandinava. Ogni rimpallo a loro favore. Odegaard perde la palla qui. Ex giocatore del Milan. Oh, Auge, chiamatelo come cazzo volete. Queste sono palle scomode. Bello, lanciami nello spazio. Ma qua sono in otto. Tipo, vaffanculo. 8 contro 1. Dai di testa. Corali, amici, andiamo. Sì, però non ti devi nascondere, eh.
61esimo, passa il tempo impietosamente. Passa il tempo impietosamente. Il prossimo match sarà Cile-Germania, che sarà proprio da questa sfida che verrà fuori chi affronterà i quarti, la vincente di questo match. Ma non si passa, non si passa. La Norvegia attenta, molto attenta, passa impietosamente il tempo. Cercalo Vlaovic, cercalo, che lui lo sa dove la vuole. Così! No! Peccato, peccato, peccato. E a questo punto noi facciamo qualche cambio. Schema di gioco, alziamo clamorosamente i nostri talentuosi campioni. Oh, scemo? Che cazzo fai? Io voglio spostarlo, perché non me lo fai spostare? Perché non mi fai spostare? Adesso sì, non me lo prendevi l'ex. Pezzo di merda. Allora, dai. No, potrebbe anche sta. No, no, così no, assolutamente no. Jovic lo mettiamo un po' dietro. Milinkovic-Savic che sta camminando. Lo cambiamo con Kostic, quindi lo mettiamo qua. Tadic lì mi va bene. E togliamo una punta e mettiamo un bel Mitrovic giocando con uno in meno a centrocampo. Tanto poi ce ne ha fatto un cazzo. Andiamo così, spavaldi, spavaldi, qualche fischio. Proviamo ad attaccarli. Fallo su Svensson. Nostra. Mettila giù e lancia di là. Così. Lancia di là il contropiede. Dai che siamo in numero pari. Dai che siamo in numero pari. Dai Kostic. Kostic. Così. Così. E la riapriamo. Riapriamo questo match. Cambi intelligenti, cambi tattici intelligenti. Andiamo in campo aperto. 1-2. Vai pure, vai pure. E là, l'esternone. E adesso voglio vedere. Voglio vedere adesso. Voglio vedere se tengono fino alla fine. Se fanno i sombreri, voglio veramente vedere se fanno le rabone ai sombreri. O se si squaglia la merda nella mutanda. Cioè, cosa mi dai? Punizione qua? Ah no, ok. Che sei talmente uno stronzo che magari mi davi punizione contro. Pezzo di merda. Vlaovic non ce la fa, non ce la fa oggi, non ce la fa. Bello. A nessuno. Una zona di campo morta. Ma no! Palla insanguinata, potevi fare tutto fuorché quella cosa lì. E dobbiamo andare così, Spavaldi. Con Matic. Sì, però. Madonna Vlaovic, eh. Odegaard, anche lui, sembra Topolino. Girala di là. Girala tutta, così. Bianco.
Jovic. Gli manca sempre quell'ultima cosina. Vaffanculo, eh. Dai di testa, qua devi svettare. Ma cosa fai? Bello, bello. No! No, non era male. No, qua finisce. Qua finisce l'avventura della Serbia. Finisce l'avventura della Serbia. Passa la Norvegia, hanno tenuto il culo stretto fino alla fine. Passa la Norvegia, che andrà ai quarti. Che bel giocatore però Haaland, eh. Che bel giocatore. Bel giocatore davvero. Un bolide. Il gol del 2-0 è un bolide. Si è lavorato molto bene questo pallone. E questo è un gran gol perché controllo e botta. Che botta. E vabbè.